Ciao a tutti da vostro Marco Follese. È terminato con un pareggio la sfida tra Atalanta e Genoa nella 19ª giornata di campionato di Serie A. Ottimo punto per i ragazzi di Shevchenko di fronte a una squadra forte come l'Atalanta. La cosa che mi ha fatto gioire, che è stato un punto importante per il Genoa, e che non ha subito gol davanti alla corazzata di Gasperini, e uscire indenni, non perdere questa partita e non subire gol è tanta tanta roba. Shevchenko ha vinto la sfida con Gasperini, ha messo un 3-5-2 con in difesa Vasquez, Biraschi e Bani, migliore in campo del Genoa. Poi sulle fasce Cambiasso, Cricito, centrocampo Suradro, Padici e Portanova, e davanti Ekuban e Desmo. Un 3-5-2 solido, non si è tirato in porta, c'è stato uno, ma niente di più per il Genoa. Però ha chiuso tutti gli spazi all'Atalanta, ha bloccato le fasce dove un grandissimo Cambiasso ha fermato Zappacosta, Cricito nella parte sinistra ha fermato prima Malinowski, poi è entrato Ilicic. È stato un bel Genoa, mi è veramente veramente piaciuto, finalmente, dico, dopo mesi di sofferenze posso gioire, anche perché un punto con l'Atalanta era insperato dopo le ultime partite, che ho visto un Genoa moscio senza grinta. Contro la banda di Gasperini ho visto un Genoa grintoso, spinto anche dalla gradinata nord, tifo del Genoa, che ha cantato per 90 minuti. Io li ho visti grintosi, con la voglia di portare a casa il risultato. E questo è il Genoa che volevo. Ora il campionato si ferma, la prossima partita del Genoa è a Sassuolo. È partita durissima, però credo che con i nuovi innesti che arriveranno si possa fare meglio. Si giocherà a gennaio, il 5 gennaio, spero che qualcuno arrivi, che la società ha già detto che ci sarà una rivoluzione, i nomi che circolano non sono buoni, di più, per noi tanta roba. Speriamo in bene, il Genoa si può salvare tranquillamente, sempre a 2-3 punti è lì. Con questa vi saluto, vi auguro buone feste, un buon Natale. Ciao dal vostro Marco.